Ciao ragazzi, approfitto della rinnovata collaborazione con Asetek che mi ha inviato la base Invicta e il volante Formula della serie Forte per parlarvi di tutte le novità della loro Race Hub, in questo caso arrivata alla versione 3.0. Naturalmente per tutti gli interessati al mondo Asetek, vi ricordo che qui sotto in descrizione ci sono tutti i link per poterla acquistare e un piccolo codice sconto del 5%, che magari unito alla scelta di un bundle fa arrivare il prezzo di questo prodotto di altissima fascia a un livello molto interessante. Ma come dico sempre, bando alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto, siamo qui oggi per parlare della versione Race Hub 3.0 e inizio proprio dal volante forte. Nella sua schermata iniziale abbiamo la possibilità naturalmente di andare a decidere la colorazione di tutti i LED. Come avrete potuto notare, ho scelto una colorazione che ricorda molto il mio logo. La cosa molto interessante è che potrete deciderne sia la colorazione in fase di rilascio che in fase di pressione. In questo caso ho scelto che deve essere rosso, ma quando lo premo si deve spegnere. Oppure potrete scegliere un colore qualsiasi, quando lo premete diventerà di quel colore. Naturalmente in questa sezione potrete sceglierne l'intensità di illuminazione, ma in questo caso vi consiglio di lasciarla al 100% e farlo tutto da una nuova sezione. Andiamo adesso nella scheda Shift Light. In questa sezione potremo decidere di attivare una colorazione particolare quando saremo ai pit, la colorazione di quando raggiungeremo il massimo livello di giri e, volendo, anche attivare una piccola notifica quando arriva al massimo dei giri. Ma personalmente questa la tengo spenta. Arriviamo subito alla nuova sezione, la sezione LED. In questa prima schermata andremo a decidere la colorazione statica della base e naturalmente potremo deciderne l'intensità. Naturalmente potrete switchare tra pedaliera e base e decidere se tenerla accesa o spenta. Come vi dicevo però, l'intensità di illuminazione vi consiglio di gestirla tutta dalla sezione Brightness. Potrete andare ad aumentare, diminuire i colori di tutte le periferiche, di tutte le sezioni del vostro ecosistema. Vedete? Ma arriviamo subito alle nuove sezioni molto interessanti. Yield Mode. Come vedete, tutto l'ecosistema inizia ad animarsi. E questa è l'animazione che ho scelto io, si chiama Rider. In realtà mi piace moltissimo perché ricorda Supercar. Ma andando ad aprire questo menu a tendina, ce ne sono diverse. Scegliete quella che più preferite. Ve ne faccio vedere alcune. Molto bella anche questa che cambia ogni volta i gradienti. Ma ragazzi, potete sbizzarrirvi come meglio credete. Anche questa è molto bella, che va a chiudersi e poi riparte. E ogni volta con un colore diverso. Come ho detto, a me piace Rider. E naturalmente potrete decidere l'intensità di illuminazione dell'effetto. Arriviamo però adesso alla parte più interessante, la sezione bandiere. E naturalmente potrete scegliere la periferica che andrà a illuminarsi oppure farle illuminare tutte e tre. Vi faccio vedere per esempio le bandiere nere. Vi faccio vedere le bandiere blu. Come vi ho detto, potrete decidere di far illuminare solo il volante, solo la base o solamente la pedaliera. Vi faccio vedere anche le bandiere gialle. Molto interessante quando siete concentrati alla guida avere un'illuminazione così decisa senza dover distogliere lo sguardo, perché molto spesso le bandiere a schermo sono messe di solito nella vista periferica, così avete subito una segnalazione di quello che sta succedendo. E arriverei all'ultima sezione, quella che ho trovato più interessante di tutte, ed è la parte di telemetria. Vi faccio vedere sempre con lo stesso discorso di singole periferiche o totalità di ecosistema. Quando si attiva l'ABS, si illumina la sezione centrale, si illumina la base e si illumina la pedaliera. Vi faccio vedere anche il traction control. È molto interessante anche la possibilità dello spotter, che vi dice se qualcuno vi sta superando o se state superando voi. Andando ad illuminare sempre la base e la pedaliera e la parte di illuminazione laterale dei pulsanti.
Ragazzi, spero di essere stato il più chiaro possibile e questo va ad aggiungere tante funzionalità a tutto l'ecosistema Asetek. Spero di essere stato molto chiaro e avervi dato una panoramica generale di quelle che sono tutte le nuove funzionalità. Naturalmente approfitto che Asetek mi abbia inviato la base Invicta e il volante Formula Forte per riparlarne di nuovo e in questo caso farò un confronto con il bundle alla prima e magari aiutarvi in una scelta futura. Naturalmente vi ricordo che qui sotto in descrizione ci sono tutti i miei link per poter acquistare direttamente da Asetek con un piccolo codice sconto del 5%. Ragazzi, io vi ringrazio sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!